Buonasera a tutti, scusate per gli inconvenienti tecnici, ma come si dice normalmente, questo è il bello della diretta. Credo che la regia mi conferma che l'audio si sente. Ok, ci fidiamo, va bene. Grazie per la pazienza. Buonasera a tutti, quindi io sono Gianluca Greco, sono un docente dell'ITET Salvemini, insegno nel corso di grafica e comunicazione. Trascorreremo questo pomeriggio on stage in compagnia dei nostri studenti Anna Semeraro e Gianleo Schiavone, che ci accompagneranno in questo viaggio all'interno dell'ITET Salvemini. Vision Air è un evento che noi proponiamo ogni anno in questo periodo, quest'anno in una forma diversa, ed è una riflessione su quelle che sono le cosiddette professioni aumentate, cioè quelle professioni che ruotano intorno al concetto della rivoluzione digitale, e che servono a farci comprendere i meccanismi di evoluzione del nostro tempo, un tempo che stiamo vivendo comunque difficile, all'interno del quale però l'esigenza di competenze nuove nel campo della comunicazione del digitale si fa sempre più forte. I cambiamenti che caratterizzano il nostro tempo ci fanno capire che si aprono nuovi scenari rispetto alle nuove professionalità future, e quindi noi vogliamo proprio riflettere su questo. Faremo un viaggio all'interno di vari settori, dalla comunicazione alla robotica, all'impresa, al turismo, alla fotografia e al cinema. L'incontro Visioner è un focus sulla tecnologia e sulle professioni del futuro, che si svolge già da 3 anni presso il Salvemini di Fasano, ma che quest'anno ha assunto una nuova veste comunicativa. In questo spazio virtuale incontreremo professionisti del mondo della grafica e del design, della fotografia, del cinema, degli effetti speciali. Partiamo subito con Andrea Buongiorno, fumettista e illustratore digitale. Interviene spesso nei percorsi di ex alternanza della nostra scuola. Ci racconta degli spazi di lavoro che ruotano intorno alla sua professione. A te, Andrea. Ah, ciao a tutti, io mi chiamo Andrea Buongiorno e sono un illustratore fumettista digitale. Opero prevalentemente nell'ambito, anzi, editoriale e nell'ambito della comunicazione, lavorando quindi per case editrici, studi pubblicitari, aziende o società sportive che mi commissionano dei disegni che saranno finalizzati alla riproduzione su vari tipi di prodotti. Alcuni di questi prodotti li ho qui con me e voglio mostrarveli anche per darvi un'idea un pochino più diretta. Ad esempio, in questo caso abbiamo un calendario illustrato, quindi un'azienda ha puntato sul disegno per la comunicazione del proprio brand. In questo caso io mi sono occupato non solo dell'impaginazione grafica del calendario, ma anche dell'illustrazione, delle varie illustrazioni presenti all'interno. Sempre per la comunicazione sono importanti anche i gadget. In questo caso, con me un portachiavi con una mascotte, un coccodrillo, che mi è stata commissionata da una società sportiva della Liguria, che ha realizzato appunto questo gadget per essere regalato alla propria tifoseria attraverso abbonamenti e altre iniziative. Altri miei lavori sono ad esempio le copertine. Questa è una copertina che ho disegnato per il Tutto Sport, ma io ho pubblicato anche recentemente con il Corriere dello Sport, con questa illustrazione che raccontava la ripresa dei campionati dopo lo stop a causa del lockdown nella passata stagione. Sempre restando nell'ambito del calcio, io ho firmato ad esempio i fumetti della storia ufficiale del Cagliari Calcio, uscita in occasione dei 100 anni della società rossoblù. In questo caso io ho realizzato, ho disegnato le tavole interne. Ve ne mostro giusto un paio, un prodotto che è stato un successo l'anno scorso, soprattutto tra i ragazzi, e che testimonia quindi come diversi tipi di realtà, agenzie di comunicazione, società sportive, quotidiani e riviste, puntino proprio sul disegno per la comunicazione del proprio, del proprio brand in pratica. Questi disegni però non vengono ovviamente realizzati su carta, perché sarebbe impossibile poterli scansionare e prepararli adeguatamente per la propria riproduzione. Vengono realizzati in digitale attraverso una strumentazione che tra l'altro è in dotazione anche presso l'Istituto Salvemini, quali le display pen della Wacom, che sono degli schermi luminosi sui quali noi andiamo a disegnare
è che il software, che sia Photoshop, che sia Clip Studio Paint, che sia Adobe Illustrator, vanno praticamente a replicare in digitale appunto, su un foglio elettronico. Questo ci permette di creare dei file che, a differenza del vecchio foglio che veniva scansionato ed elaborato graficamente, creare direttamente un disegno digitale ci aiuta nel poter realizzare al meglio un prodotto che potrà essere appunto riprodotto, scusate il gioco di parole, nella maniera migliore, sia che si tratti di stampa cartacea, sia che si tratti di stampa serigrafica, di tampografia o, perché no, anche di ricamo. Ovviamente la comunicazione in sé, come vi ho dimostrato, tende molto nell'ultimo periodo a puntare al disegno. Questo perché, grazie alle app, grazie ai social network, l'uomo si è abituato sempre più ad un rapporto amichevole con i disegni e gradisce la visione dei disegni. Per questo vedete un proliferare di disegni per quanto riguarda la comunicazione social, le pubblicità televisive, le pubblicità cartacee. Questo per farvi capire che chi tra di voi è predisposto alla creatività e ha anche in più la qualità, il talento nel disegno a mano libera, può realmente intendere la comunicazione disegnata come un obiettivo professionale concreto e molto importante in un periodo nel quale appunto il disegno è al centro della comunicazione. Non credo di avere altro da dirvi, vi ho mostrato tutto e quindi niente, vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto. Grazie Andrea, fotografo d'arte di matrimonio e di pubblicità. L'opera fotografica di Nico Natomarino racconta dettagli di vite e di storie incrociate e percorse tra gli oggetti di ogni giorno, la luce, i contrasti di colore, la perfezione e l'equilibrio delle forme geometriche. Ascoltiamo la storia di un illustre fotografo della nostra terra, dalla sua voce. Salve, sono Nico Nardomarino e mi occupo da 30 anni di fotografia professionale. I miei lavori sono prevalentemente distribuiti in diversi settori, fra cui matrimonio, quindi la fotografia da cerimonia, la ritrattistica, la fotografia naturalistica, in modo particolare quella subacquea. E poi la ricerca fine art, ricerca per diciamo, una ricerca personale che ormai va avanti da oltre 30 anni. Vi mostro alcune delle mie fotografie. Ecco, queste sono alcune immagini realizzate in alcuni territori naturalistici di grande interesse, di grande rilievo. Qui, ad esempio, sul Pollino, qui nella zona della Gravina di Monsignore a Conversano, che è un parco naturale regionale. E questo è uno still life realizzato per una campagna, diciamo, di sensibilizzazione sul discorso della ceramica tradizionale. Vi faccio vedere. Ecco, questa è un'immagine realizzata a Varsavia, realizzata con una nuova tecnologia di macchina che riesce a rappresentare tutti i toni di colore in maniera eccezionale, della Sigma. E poi mi sono dedicato, l'ultimo progetto, mi sono dedicato a una serie di opere che traggono spunto dalla pittura classica. Questo è un progetto che si chiama Nemesis, quindi punizione dal greco, dove io racconto l'ultimo viaggio dell'umanità verso il distanziamento, l'uso di mascherine, i virus, la pura sopravvivenza, la lotta per la sopravvivenza in un ambiente che ormai è privo di elementi naturali. E quindi tutto è in degrado, tutta una discarica il mondo. Vorrei sottolineare che le immagini sono state realizzate in discariche abusive del territorio di Conversano. Cosa posso dirvi sul mestiere della fotografia? Posso dirvi solamente una cosa, che innanzitutto io sono cresciuto grazie proprio allo studio della storia dell'arte, grazie a quegli elementi della pittura classica che mi hanno dato una direzione
e una impostazione sull'utilizzo della luce e sulle cromie, ma anche sui significati, sui contenuti. Riuscire a realizzare delle immagini che abbiano dei contenuti forti, con una forma sicuramente, diciamo, fra virgolette, perfetta, secondo quei canoni che si usavano secoli fa, diciamo, è un grande vantaggio per chi lavora in campo creativo, artistico. Nell'ultimo periodo direi che la fotografia ha avuto un grande cambiamento, un grande passo in avanti, aiutata soprattutto da quella che è stata l'intervento, diciamo, dell'attività filmica. Il video unisce sicuramente le doti della fotografia nel riprendere angoli e inquadrature, porzioni della realtà, conferendole il movimento nel tempo, quella fluidità che manca alle fotografie. Sicuramente il prossimo futuro vedrà quel tipo di soluzioni sempre più importanti rispetto alla stessa immagine. E si è visto anche sull'utilizzo dei social, sulle pubblicità varie, c'è una rilevanza sempre più imponente, importante, da parte dell'azione filmica. Buona giornata a tutti. L'animazione digitale è la vera e propria rivoluzione tecnologica degli ultimi anni, sia che si stia parlando di lungometraggi o di videogiochi. L'abilità di mettere in movimento una realtà digitale è senza ombra di dubbio fondamentale per lo sviluppo di tali progetti. Ascoltiamo due esperti con i quali collabora la nostra scuola, Teresa Romano e Marco Testini. Marco Testini, due artisti, e insieme abbiamo fondato Kaboom, uno studio di animazione con base a Bari. Curiamo tutte le fasi di un progetto animato, sia 2D che 3D, quindi concept, modellazione, animazione. O effetti visivi, quindi anche integrazioni di riprese reali e contenuti realizzati in computer grafica. Lavorare con la computer grafica ci permette di non avere nessun limite per esprimere la nostra creatività ed è per questo motivo che amiamo il nostro lavoro. Grazie Marco e Teresa. E a proposito di animazione digitale e di cartoon, di linguaggi espressivi legati comunque al mondo della comunicazione, incontriamo come special guest di questa diretta Michele Savoia, il cattivissimo Pongo del celebre film Me contro te, a cui a breve seguirà la nuova produzione, cioè il numero 2. A Michele, nostro illustre concittadino, abbiamo chiesto della sua esperienza attoriale cinematografica nel mondo dei cartoon. A te, Michele. Com'è stato interpretare un ruolo cartoon in un film? Beh, sicuramente tra tutte le esperienze che ho fatto finora è stata una delle più divertenti. Divertente perché innanzitutto si recupera il concetto primo dell'attore, cioè quello del gioco. L'attore gioca ad appoggiare diversi punti di vista dei vari personaggi e gioca, con i ruoli, no? E in questo caso gioca anche una seconda volta, gioca ancora di più, proprio perché il ruolo ti permette di tornare bambino, di riscoprire quell'istinto simpatico, buffo anche nel caso del mio personaggio, quella comunicazione diretta, quell'essere puri e veri che un cartone animato, e quindi in questo caso il ruolo di Pongo, ti può dare, anche all'interno delle sue sfaccettature, perché comunque Pongo ha, soprattutto nel primo film, anche una parte di cattiveria, però sempre filtrato attraverso questo stile cartoon, questo gioco.
Ed è stata una delle cose più divertenti del mondo, perché con questo tipo di linguaggio puoi permetterti di variare e di divertirti più che puoi. Quindi ecco, come è stato, sono tornato bambino, quindi è la cosa più bella del mondo. Alcuni nostri ex compagni stanno già lavorando in questi settori, continuando il percorso di formazione intrapreso. Ascoltiamo il loro contributo dalle loro voci, partendo da Luana Ciaccio, studentessa modello della nostra scuola. Ciao a tutti, scusate l'intrusione. Sono un'ex studentessa del Salvemini, mi chiamo Luana. Mi sono diplomata più o meno 2 anni e mezzo fa ormai. Ora sono a Brescia, sono in un'accademia di belle arti. Diciamo che al Salvemini ho seguito il percorso appunto di grafica e comunicazione. Concluso quello, ho voluto continuare gli studi, approfondire il discorso della grafica, e ho scelto questo corso che si chiama Nuove Tecnologie dell'Arte, che appunto è a Brescia, e in questo corso ho avuto la possibilità di ampliare il discorso della grafica applicandolo però in vari contesti, tra cui il web design, quindi siti web, applicazioni, il campo del sound, quindi del suono, il campo dell'animazione, della modellazione 3D, il campo dei videogiochi, quindi dalla scrittura dei videogiochi alla realizzazione di un videogioco, anche se appunto in maniera molto base, perché sono 3 anni e devono condensare il tutto, e appunto il campo cinematografico anche. Quindi è un corso molto molto ampio, che però mi ha permesso appunto di avere una visione di insieme di questo mondo appunto legato alla grafica. I professori appunto mi hanno chiesto di raccontarvi più o meno qual è la mia esperienza attuale, e quindi appunto di mostrarvi un possibile percorso da intraprendere una volta finito il diploma. Però ci tengo anche un attimo a fare un passo indietro, a pensare a quando effettivamente ero al Salvemini, e devo dire che tanto di quello che ho fatto, tante delle competenze che ho acquisito, ma anche tanto di come sono cresciuta, di come sono diventata, lo devo al Salvemini, perché diciamo che i professori sono stati molto dietro, sia a me che a tutti gli studenti in realtà. Mi hanno permesso di fare stage, concorsi, progetti anche all'estero, e mi hanno formato parecchio. Quindi diciamo che mi sento di ringraziarli ulteriormente, lo faccio sempre in ogni situazione, tanto da sembrare quasi ridondante, ma in realtà è proprio un sincero grazie, di una gratitudine eterna per quello che hanno fatto con me, appunto anche con altri. Non vi voglio annoiare, per cui se voi avete poi domande, altre curiosità, anche magari su alcuni progetti nello specifico che ho fatto, perché raccontarveli ora diciamo che ci vorrebbe un po' e non vorrei annoiarvi, magari possiamo trovare un sistema per restare comunque in contatto tramite anche i professori. Io vi mando un bacio, vi auguro di compiere una buona scelta, qualunque essa sia, ma che sia appunto sentita, voluta, e che vi stimoli positivamente. Nulla, concludo, vi mando appunto un abbraccio virtuale per quello che è possibile, e spero di incontrarvi in realtà prima o poi in una modalità differente. A presto! Bene, grazie Luana del tuo contributo. Volevo dire che se vi va di scriverci dei messaggi, delle impressioni o di farci delle domande, potete farlo tranquillamente nella chat della diretta. Passo la parola di nuovo ad Anna. Allora, Nicole sta lavorando lì dove ha svolto l'attività di stage e corona il suo sogno di formazione per essere un interior design. Da piccola sognavo di diventare architetto interior design. Dicevo sempre di voler diventare una muratrice. Ero ispirata da mio zio, un idolo per me. Mi chiamo Nicole Ferro, ho 20 anni e sono un'ex studentessa dell'Istituto di Istruzione Secondaria Gaetano Salvemini, sezione tecnico-tecnologico con indirizzo grafica e comunicazione. L'opportunità che mi ha dato questa scuola è stata quella di poter partecipare ad un contest e di aver di conseguenza vinto il primo posto come miglior logo, come miglior restyling del logo. Era un tricio, era divertente, mi piaceva andare a scuola perché avevo sempre tante cose da imparare, e anche grazie ai professori che mi hanno sempre sostenuta e anche rimproverata. Posso solo consigliarvela. L'esperienza dell'alternanza scuola-lavoro mi ha dato l'opportunità di mettere in pratica ciò che ho appreso durante gli anni, realizzando una cartellina portadocumenti
Grazie all'esperienza dell'alternanza, svolta presso lo studio di architettura, Bugi Architetti, sono stata in seguito chiamata per poter intraprendere un tirocinio. Professore, rimanete sempre nel mio cuore e ragazzi, in bocca al lupo e mi raccomando, scegliete bene. Grazie Nicole. Adesso parliamo di Matteo Triciuzzi, noto filmmaker appena diplomato presso il nostro corso di grafica e comunicazione. Infatti è stato assunto presso un'azienda di stampa e grafica del territorio, EG Visual. Ecco il suo contributo sulla sua esperienza lavorativa. Ciao ragazzi, grazie prof per il collegamento. Mi presento, io sono Matteo Triciuzzi. Mi sono diplomato lo scorso anno, 2019-2020. 10 giorni dopo essermi diplomato ho trovato subito un lavoro in questa grossa azienda del nostro settore, presente anche sul nostro territorio. E quindi quest'oggi vi andrò ad illustrare e far vedere un po' che cosa consiste il mio lavoro. Questo che ho appena acceso è un plotter, ora caricherò il materiale dentro per poi andare a stampare. Subito dopo aver inserito il materiale lo andrò a caricare dentro il plotter. In questo momento lui sta esaminando che il materiale sia stato correttamente inserito e dopodiché sarà pronto per andare in stampa. Una volta finita la stampa la scendo in laboratorio così che possono rifilarla e consegnarla direttamente al cliente. Oltre alle stampe ci occupiamo anche di creazione di prodotto e di product design. In più ci occupiamo anche della realizzazione di grandi insegne come per esempio questa qui. Ciao ragazzi! Come avete potuto vedere, questo qui è un procedimento tipo di stampa X. Ovviamente non faccio solo questo e non facciamo solo questo. E niente, questo piccolo tour barra spiegazione finisce qui. Grazie mille prof per l'occasione. Ci vediamo magari dal vivo la prossima volta. Nikita è un nostro compagno di classe del corso quadriennale di grafica e comunicazione, appassionato a dir poco di robotica. Vediamo cosa ha progettato oggi. Salve a tutti, io sono Nikita Sportelli del corso grafica e comunicazione, faccio il secondo anno e ora noi ci troviamo nel laboratorio di informatica. In questo laboratorio si fa la robotica, l'informatica e la stampa 3D. Vi faccio vedere per prima cosa la stampa 3D. Come potete vedere dietro di me c'è lo schermo in quale c'è il programma sul quale sto lavorando e dove sto creando l'oggetto che è quella messa la stampa 3D. Come potete vedere, questo è l'oggetto che ho creato, che voglio stampare, è una ciambella. L'ho creato così per imparare a usare bene il programma. Ora siamo solo all'inizio, dove ho creato tutte le cose, dove sta la glassa, la ciambella e il piano su cui ho appoggiato la ciambella. Dopodiché aver creato la ciambella, noi andiamo a mettere i colori. Una volta messo i colori, vediamo già i colori, andiamo a fare il rendering della ciambella per vedere come sarà dopo essere stampata con i colori giusti di quelli che andiamo a mettere. Metto anche la luce per fare diventare più realistico. Ora dietro di me vedete come si sta facendo il rendering della ciambella. Dopodiché aver creato questa ciambella noi dobbiamo esportarla su uno slicer. Lo slicer è quello che legge la ciambella, la scrive in un codice, che poi questo codice andrà a leggere la stampa 3D. Prima che esistevano i slicer, ogni programmatore, quello che usava la stampante, doveva scriverlo a mano e posso dire che era un lavoro molto ma molto lungo. Invece grazie allo slicer, che ora la ciambella si è fatta, abbiamo uno slicer, che è questo qua,
dove vediamo questo piano da lavoro che ha tutte le assi, l'asse Y, X e Z. In quel noi andremo a importare il nostro progetto che abbiamo fatto. Dovevo anche sistemare le caratteristiche con quale temperatura, con quale velocità, come si devono spostare e cosa dovevo fare. Invece con lo stesso abbiamo importato il nostro oggetto, che lo vediamo qua, prendiamo qua, quella stampante ora sta lavorando e sta creando il codice che poi andremo a importare con la stampante che lo leggerà. Ora vi farò vedere le stampanti 3D e il progetto che abbiamo fatto. Qua possiamo vedere le nostre stampante 3D Prusa, in quale verranno a stampare il nostro oggetto. Qua vediamo le filamente, questo è il filamento PLA, questo è il filamento ABS, ci sono varissimi tipi di filamente, dipende da quello che vi serve. Da quel lato possiamo vedere i progetti che ho già realizzato con la stampante 3D, ad esempio la cover per il telefono, un pupazzo di Pikachu, Goku, i robotini, il presepe, la maschera, oppure il supporto per il computer per farlo raffreddare meglio. Da quel lato noi vediamo i robotini. I robot vengono controllati dall'Arduino, che ci sono varissimi tipi dell'Arduino, ad esempio l'Arduino 1, l'Arduino Nano, l'Arduino Mega. Tutti i robotini si basano su un linguaggio della programmazione. Una volta creato il linguaggio della programmazione, noi possiamo mettere in moto il nostro robottino. Ci sono i robottini, questi qua, che sono grandi, questi qua sono comprati, assemblati da noi e montati. Questi sono i robottini più piccoli che servono, che noi vediamo questi due occhi, che sono in realtà sono i sensori di profondità che servono a capire quanto lontano dall'oggetto per schivarlo e non andarsi a schiantare. Questo invece è un labirinto che noi abbiamo fatto con l'Arduino, il joystick. Qua si mette la pallina, muovendo il joystick inizia a muoversi a destra e a sinistra così da arrivare al punto di fine. E questo è tutto dal laboratorio di informatica e spero di vedervi l'anno prossimo. Ciao a tutti. Giampiero Patronelli, ex allievo del Salvemini, laureatesi in marketing e comunicazione. Ha lavorato e lavora nel marketing in ambito turistico e aziendale. Ascoltiamo il suo contributo. Buonasera ragazzi, ben trovati. Io sono Giampiero Patronelli. Accolgo il gradito invito dell'amico Gianluca, nonché vostro docente Gianluca Greco. Sono onorato di poter prendere parte a questo workshop formativo che serva da orientamento per i vostri futuri impegni didattici e professionali. Anch'io, Giampiero, sono stato uno studente presso l'Istituto Salvemini di Fasano, che all'epoca, ahimè, aveva pochissime scelte formative, mentre veramente con gran piacere, perché tra le altre cose vi seguo anche sui social, seguo l'offerta formativa sui social. Devo dire che l'Istituto ha fatto dei grandissimi passi avanti per quanto riguarda l'impegno profuso per formare al meglio e dare delle opzioni di formazione agli studenti che si affacciano a queste scelte. Che dire, io iniziando appunto dall'Istituto Salvemini, successivamente ho conseguito una laurea breve in marketing e comunicazione conseguita all'Università di Bari. Di lì ho dovuto seguire dei percorsi formativi con vari istituti, tipo l'Istituto IFOA, ricordo, e con diversi project work a Reggio Emilia, presso uffici stampa, nelle aziende di promozione turistica, tipo quella di Rimini. Quindi questo mi ha portato a avere degli approcci professionali molto molto vicini all'ambito turistico, anche se nell'ultimo anno il mio impegno da
dal punto di vista professionale è più legato ad un discorso di azienda e quindi di marketing pure. Attualmente ricopro il ruolo di marketing manager per conto di un'azienda del settore ittico che ha diversificato e sta diversificando il proprio core business cercando di avvicinarsi a al settore turistico e a quello più che altro legato alla GDO, alla grande distribuzione, con la creazione di un marchio, di un brand che possa essere veicolato nella grande distribuzione organizzata, quindi nella GDO. Che dire, non posso che fare un grosso in bocca al lupo a tutti voi ragazzi, mi complimento per la scelta che nell'istituto, nell'offerta formativa che sicuramente prediligerete rispetto ad altre, è proposta dall'istituto Salvemini. Per cui faccio ancora un in bocca al lupo a voi ragazzi e un ringraziamento particolare ai docenti che stanno seguendo e stanno organizzando i vostri percorsi formativi. Un abbraccio. Ci auguriamo che questo incontro sia stato un'opportunità di conoscenza reale, oltre che virtuale, uno spazio di orientamento animato della creatività e della voglia di esprimerla, al passo con i tempi. Viviamo in un mondo che diventa sempre più leggero, veloce e immateriale, in una civiltà nuova unita da una rete senza barriere, dove l'informazione è alla portata di tutti e dove non si è vittime della tecnologia, ma la si utilizza alla fine di generare movimento, apertura e scambio. Il motto della nostra scuola quest'anno è recita: il futuro è nelle tue mani, perché nel continuo movimento di idee, pensieri, dati e di formazione tecnica e professionale, diciamo che la manualità è un elemento fondamentale, che è anche poi alla base della curiosità e della creatività che caratterizza questi percorsi di studio. Attraverso le mani si delinea un pensiero divergente, non conforme, e si favoriscono processi nuovi, innovativi, di esplorazione e di conoscenza della realtà. Il Made in Italy è un marchio che rende riconoscibile il nostro paese anche all'estero e nasce proprio da questa grande e preziosa manualità che ci caratterizza. Su Facebook, quindi sui vari social, ci trovate come ITET Salvemini, così come anche sul canale YouTube. Invece su Instagram la nostra pagina è Salvemini My School. Ovviamente poi abbiamo il sito istituzionale che è salveminionline.edu.it, dove potete trovare tutte le informazioni che vi possono interessare. E quello che volevamo mostrarvi per chiudere è una piccola novità che abbiamo... ci siamo, diciamo, inventati in questo momento così particolare di emergenza, ed è un tour virtuale della nostra scuola per consentire a tutti, anche stando a casa, di entrare e visitare gli ambienti dell'istituto. Vogliamo cercare di in qualche modo avvicinarci idealmente, virtualmente, a chi chiaramente vuole conoscere la realtà della nostra scuola. Questo è un tour virtuale che è visibile da qualunque dispositivo e, volendo, anche con un visore 3D si può avere un'esperienza ancora più immersiva e quasi reale, come se ci si trovasse lì sul posto. Io vi ringrazio a nome di tutto l'ITET Salvemini, grazie per la partecipazione. Vediamo se c'è qualche messaggio. Abbiamo ricevuto una serie di messaggi, ringrazio tutti. Ok, grazie a tutti e ci vediamo alla prossima occasione e speriamo in presenza questa volta. Ringraziamo la nostra dirigente, ok, e Marella Convertino, che ci ha permesso comunque di portare avanti questa attività che, devo dire, ci ha anche divertito, entusiasmato. Insomma, noi non siamo persone di televisione, però ci siamo sentiti quasi in uno studio televisivo. Grazie ancora, vi aspettiamo per l'Open Day di domenica 17 e per tutti gli altri appuntamenti potete comunque leggere le novità sui social e sul nostro sito. Grazie a tutti, buona serata.